Buongiorno a tutti. Allora, inizia la mattina con lo stesso problema che ha risolto Nicola l'altro giorno, perché ovviamente ha fatto la pulizia del frigo in questione, però aveva un pezzo da sostituire e Nicola l'ha detto. Aspettate. Buonasera ragazzi, allora oggi fatto neanche un video, è stata una giornata, vi ho lasciato stamattina Cola, siamo andati a comprare lo spruzzatore del... perché dopo, e poi vi avrei dovuto spiegare, praticamente l'altro giorno quando Nicola ha fatto l'intervento sul camper non aveva ovviamente disponibile il suo spruzzatore nuovo, essendo stato tutto all'ultimo, quindi... si erano messi d'accordo insomma per farlo a qualche giorno di distanza e niente, oggi siamo andati a prenderlo, avete visto, e quindi Nicola ha messo sul suo il suo pezzettino eccetera. Nel frattempo Ale oggi a che punto è del viaggio? Allora questa sera che è, che giorno è oggi? Il 4, però che giorno è? Mercoledì o giovedì? Mercoledì 4 è sbarcato a Barcellona. E da Barcellona c'ha la prima tappa, insomma. Allora, cosa gli ho trovato per la prima sera? Gli ho trovato una stanza all'interno di una proprietà, perché ovviamente non ho potuto cercare, voi direte, ma perché non un hotel? Ebbene, erano rarissimi, se non impossibili da trovare a un prezzo accessibile, quegli hotel o appartamenti che avessero una proprietà privata dove parcheggiare il van, perché immaginate che c'è dentro tutta l'attrezzatura da lavoro, quindi insomma ci sono un bel po' di cash lì dentro. E quindi per trovare un parcheggio recintato, la soluzione migliore, tra l'altro anche la meno costosa, quindi connubio perfetto, era di farlo andare a casa della gente sostanzialmente. Quindi oggi sarà a casa da due simpatici signori. Devono essere intorno alla sessantina più o meno, e loro cosa fanno? Arrotondano le pensioni, ne hanno un po' di più di 60-65, così arrotondano le pensioni praticamente affittando ai turisti, a coloro che insomma passano per di lì, una stanza della loro casa. La signora è talmente tanto gentile che ovviamente gli ho parlato, perché Alessandro non parla spagnolo né niente, quindi ho organizzato tutto il viaggio al telefono, così ho detto: signora, insomma arriva un ragazzo, non parla niente di spagnolo, gli ho spiegato tutto, e quindi tutti molto gentili, sono andati a prenderlo all'inizio del paese, si sono fatti seguire fino alla casa. Tornando a casa lo spagnolo che mi ospiterà per dormire, sto facendo una strada molto impervia in salita, che il furgone mi tocca andare su in prima da carico con me. Domani mattina gli preparano una colazione, trattato come un re sostanzialmente, però mi immagino Ale con le sue tremende paure, le sue cose, ci sarà da ridere. Ho chiesto di farmi dei video mentre viaggia, io mi auguro per voi e per me anche, perché voglio proprio vedere com'è il posto, sono troppo curiosa, ho chiesto di farmi dei video, speriamo che li faccia. Salve, questa è la terrazzina della stanza, questo è il mio letto. Questo è il mio armadio. No, non è vero, una bugia. Purtroppo fuori non si vede molto perché c'è buio. Sono le 10 di mezza di sera. Comunque lì giù non si vede, ma lì giù c'è il furgone dentro dal cancello. Vediamo se faccio cadere giù il telefono. E non so se lo vedete, no, non credo. Comunque questa è tutta l'abitazione che domani vi farò vedere meglio. Ma posso anche fare una partita a carte, me contro me. Questa è la mia camera da letto per stanotte. Stanotte
Chissà da che parte dormirò del letto, a destra o a sinistra, forse al centro. Adesso andiamo a vedere il bagno. Parlo piano perché non sono qua. Oh. Ecco. Questo sono io, salve, salve amici. Domani mattina vi farò vedere meglio il resto dell'abitazione con anche i proprietari di casa. Qua per l'ennesima volta c'è buio, però bel posto, dai. Buongiorno, 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 buongiorno. Di buongiorno. Vabbè, comunque, Alessandro non ci ha fatto più video questa mattina. Aveva promesso che ce lo faceva, poi dopo... Margo, stai ferma col filo. C'ho il telefono sotto carica, la Margo passava. E niente, non è riuscito, ha detto, a fare video, ma perché, insomma, si vergogna ancora un po', quindi capitelo. Non abbiamo visto uffa bene il posto. Non si vuole fare di mattina, secondo me. Sì, di mattina avrà avuto tutta la faccia gonfia, ha detto no. E quindi, niente, è già partito. Gli ho fatto tutti i punti, cioè io vi farei vedere, anzi ve lo faccio vedere, io voglio farvelo vedere come gli ho organizzato il viaggio per punti, cioè punto 1, vai fino lì, punta questo, questo link, clicca su questo link di Google Maps, si apre questo, vai lì, fai la spesa, qui fermati a mangiare. Ogni tipo di cose, insomma, lungo tutto il viaggio organizzato nei dettagli, che sto pensando persino di farci un lavoro, perché boh, è stato veramente, sono veramente uno spettacolo nel fare queste cose, e bisogna dirlo. È riuscito a sbagliare, insomma, stamattina stava puntando un'altra posizione. E, insomma, è agitato il ragazzo, è agitato, è il meglio. E niente, adesso dov'è stamattina? Direzione, com'è che si chiama, amore, al posto? Manzanares. Sì, direzione Manzanares. Millare. Ah, non mi veniva quel nome, vabbè, comunque. Seconda tappa, insomma, dove dormirà questa notte, lungo quella strada lì. Quindi sarà soltanto viaggio, viaggio, strada, strada, viaggio, viaggio. Mangiare, fermare, così. E poi dopo, insomma, se ne riparlerà. Beh, vabbè, fermati di più avanti. E dopo, insomma, arriverà nel secondo posto che gli ho preso per dormire. E oggi è giornata tranquilla per tutti, anche per noi. Noi intanto andiamo a prendere tutto quello che serve per mettere a posto il trade con i pezzi che domani passa a prendere Ale nell'autodemolizione, dove abbiamo trovato i posti, dove abbiamo trovato appunto i pezzi, vicino Sevilla. Buon, lì non c'avevano la valvola termostatica, ci hanno mandato in un altro posto, vi ho preso solo la pasta sigillante nell'altro. 20 euro. Vabbè, dai. C'è andata anche bene, altro che di tutto quello che dovevamo. Andiamo. Allora, adesso il tema è che quella che c'è, che è questa qua, fai vedere amore la differenza. Vedere come sale questa qua, sale così. E c'è questo bagaglino qua di fiato. Rispetto a questo? Rispetto a questo che sale tutta e non c'ho il bagaglino. Siccome noi l'avevamo già cambiato una volta a Fuerteventura, e Fuerteventura è tutto un programma, non sappiamo se era sbagliato la prima volta che l'abbiamo cambiata l'anno scorso, e magari è per questo l'aveva presa senza la ficha, magari coso, eh. Oh, Harry, in teoria questo qui è il buco della valvola termostatica. Quando tu la vai a mettere, cioè in teoria dovrebbe tappare qua. Questo qui dovrebbe tapparsi, poi aprirsi quando è ora, non lo so, però. Così ci ha spiegato in teoria anche del negozio. E quindi questo è 32. Ma l'avevamo cambiato l'anno scorso Fuerteventura. Sì, secondo quindi me hanno sbagliato. Quindi può darsi che hanno sbagliato. No, ho messo zero, aspetta. Questo, vedi, è 31, 32. E qua
Cioè, ma non è che si riesca molto a... È 38-39. Arrivare alla base dove dovrebbe chiudere. Così ci ha spiegato tipo là dentro il negozio. Che non è, cioè, mi sembra, mi sembra giusto. Sì. Adesso abbiamo fatto attivare un attimo Enrico per vedere se riesce ad arrivare alla grandezza giusta, cioè a sapere quanto deve essere questo, non mi viene la parola in italiano, questa misura della valvola termostatica. Quindi rimaniamo un attimo in stand by, anche perché abbiamo Ale ovviamente con la base della termostatica proprio in Spagna e per fortuna può fermarsi se Enrico arriva ad avere qualche info. Comunque, se vediamo che qua proprio zero, così è previsto per domani che lui vada a prendere la valvola termostatica rispetto a tutto il programma che gli ho fatto. Quindi può andare proprio con la base della termostatica in un negozio di ricambi e può prenderla lui, per fortuna. O comunque abbiamo la Marina sempre che viene su e magari può portarmela, non lo so. Adesso vediamo, perché qua se no Mauri mi costa qualcosa di farlo richiedere piaceri. Andiamo a Decathlon, va là a prendere la barrazza Dread. Sono di nuovo io, nuovo appartamento, adesso ve lo faccio vedere. Vabbè, la porta di entrata. Entriamo, soggiornino, bagno, bello grandino, un bel bagnetto. Salam. Il mio punto di riposo, bella camerina anche questa, accendiamo la luce, così la vedete meglio. Ovvio tutto il mio sappello, perché sono in sappellone. Sono di nuovo io, risalve. Sì. È zona relax. E anche oggi stiamo bene, domani si vedrà. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Siamo qua già a Nazareth, dove Dread domani mattina andrà a scuola. Siamo un po' cotti questa sera. Ale, oggi cosa abbiamo fatto? Dopo che avete visto la ricerca del pezzo non pezzo, ne è venuto fuori che alla fine non è vero che è la parte sotto che deve tappare la valvola termostatica, insomma non deve la parte sotto della valvola tappare la base, ma è la parte sopra che si alza e tappa. Quindi quello che ci ha spiegato il primo è una tonteria, e quindi ci ha spiegato il secondo quello, il secondo rivenditore, dove siamo andati a vedere se c'era, però il secondo rivenditore poi non ce l'aveva con la guarnizione, quindi domani torneremo dal primo che ci ha dato la spiegazione sbagliata, ma aveva il pezzo giusto. Insomma, ok, il pezzo è giusto! E quindi niente, c'è anche la Margottina qua e anche Nicolai. Margottina? E quindi niente, questa sera non mi leccare sotto le ascelle che ho il deodorante. E quindi niente, abbiamo appena fatto palestra, appena fatto la doccia, siamo appena venuti qua. Ale ne è arrivata la seconda sua tappa, che adesso non mi ricordo esattamente dov'è che era, amore. Aspetta che metto qua. Dio buono, mi dimentico sempre. Dai, Mazanare. No, è domani. Che è vicino a Manzanares. E oggi? Ma non è dopo Siviglia?
Vabbè, insomma, comunque è lì e domani mattina, quindi qual è il suo piano? Si sveglierà e andrà a prenderci pezzi di ricambio, quindi la base della valvola termostatica che qua è rotta, lì a Siviglia Il monitore. dall'auto demonitore, e abbiamo preso anche un altro pochino di cose. Cosa abbiamo preso, amore, che non mi ricordo io? Dai, parla Dovevamo un po'. prendere il differenziale per quello lì bianco che sta venendo su, però abbiamo trovato per fortuna un'offerta e ho comprato tutto il ponte intero con il differenziale attaccato, perché così aggiusto anche, dato che c'ho l'impianto frenante dietro di questo qui giallo che è tutto ovalizzato, oramai sono i tamburi ovalizzati, le pastiglie sono quasi finite, eh. Ho preso tutto il ponte, che così cambia direttamente il ponte e basta. Tiro giù il differenziale, lo metto su quello bianco e il ponte lo metto su quello giallo. Questo è il piano. Quindi passerà lì a prendere tutto ciò e poi si recherà nella sua terza ed ultima tappa prima dell'imbarco, che lui non lo sa ancora, ma gliel'ho preso in una yurta in mezzo al Strabello. nulla. Quindi sarà la yurta, sapete cos'è? Quella tenda tipo da circo gigante, gigante, insomma, perché per un letto gigante, insomma, è grande, non è una tenda dove si dorme, insomma, è proprio un posto dove tanti ci fanno degli appartamenti veri e propri in affitto, ovviamente, Penso che specialmente sia sui insomma in 20 giro. metri, 20, È 30 bellissima, metri quadri. Boh. esatto, e in mezza campagna con le galline, mi odierà forse, non lo so, però è una figata assurda. Noi ci saremmo andati a spada tratta e abbiamo fatto un po' anche come piacerebbe essere, boh, trattati noi, ecco. Finora non abbiamo toppato. No, ovviamente l'ho già spiegato, le uniche erano proprietà private dove potesse parcheggiare dentro il furgone, così con stanze, come avete visto anche quella di oggi, condivise, ovviamente. Cioè la camera da letto indipendente, si condivide la zona giorno, un po' come in albergo, però dove puoi anche ovviamente usufruire di una zona dove mangiare. Se invece non ne vuoi usufruire, c'è la tua stanza privata, ovviamente chiusa con armadio e tutto quello che ci viene dietro. E per me, per un viaggiatore, è veramente, quando devi viaggiare per attraversare soltanto dei luoghi, è veramente spettacolare, vero? Sì, no, Noi non vero. l'abbiamo mai preso in considerazione perché non dovevamo parcheggiare in posti privati. Quindi, se non avessi avuto l'opportunità di organizzare il viaggio di Alessandro, non avrei mai immaginato di cosa c'è di figo nel viaggiare a casa dalle persone. Cioè, penso che sia una cosa spettacolare anche conoscere queste persone che Margot. adorano avere degli estranei in casa, cioè non è mica da tutti, e noleggiare una parte della loro casa. Cioè, questi qua, cioè, veramente mi hanno chiamato anche oggi per chiedermi com'era andato Ale la prima nella notte che ha svolto da loro, se gli era piaciuta la Erano stravanti colazione. quelli. Cioè, sì, cioè, perché no? Cioè, sono stravanti, sarebbe. Non so se tanti di voi lo fanno, conoscete qualcuno che lo fa, però boh, io l'ho trovato davvero Io se avessi spettacolare. una casa grande, Grande. grande, ne farei Io una parte. anche, sì. Beh, qua è un'usanza molto risaputa, ecco, Io penso anche da chi. noi, solo che noi non lo sappiamo Forse perché non no, non lo abbiamo sappiamo, mai. è vero. Vabbè, comunque. Ciao. No, dai, non così. E quindi niente, domani cosa facciamo domattina? Dobbiamo Andiamo in officina domani, è obbligato. finire, non abbiamo ancora finito, facciamo schifo. Facciamo un Sempre tutto chiodo. all'ultimo, ma no, perché dopo vedi come siamo. Dopo dici domani c'ho tempo, domani c'ho tempo. Poi lunedì, dread, finalmente diventa. Carichissimo. E poi lunedì finalmente Dread Diventa spagnolo. diventa spagnolo. Sì. Bene, bene. Così iniziamo a viaggiare anche con lui low cost. Buongiorno, buongiorno ragazzi, siamo arrivati a venerdì.
domani parte Ale con la nave. Scusate che non riesco, ecco. Stiamo andando, per me non ce la fai. Oh, vuoi far due giri? Se me lo metto io sulle spalle e faccio gli squat fino là. Ovviamente è una battuta. Non ti vedo molto... Ah! La Margot mi sta uccidendo. Non ti vedo molto comodo, amore. No, l'ho fatto in su, infatti. Hai fatto troppo lungo, vero? Vabbè, comunque stavo dicendo, finché Nicola si organizza con questi moraletti, si chiamano? Stiamo andando in officina a portare appunto queste cose, controlliamo un attimo lo stato delle varie cose, facciamo una lista, ti ho comprato tutto, la lavagnetta qua dentro, magari non riesco a tenere questa mano sinistra, ecco. E Ale nel frattempo è vicino al, come vi dicevo ieri, all'autodemolitore per prendere i pezzi dei vari trade, quindi potremmo aggiustare il nostro. Insomma, andiamo in officina perché con sta mano non riesco a fare niente, poi vi spiego dopo. Allora, dai, come mettereste i banconi così o così? Sto pensando, aspetta, fammela vedere, fammela vedere. No, penso... Che là ci sono le prese, vedi? E cosa te ne fai delle prese dal bancone, di lavorare sul bancone? Magari non... Forse è meglio il banchetto. Quindi qua il bancone e il banchino. Ok, dopo c'è tutta questa parete libera. Lì ci sarà la scappatura, amore, ci sono sempre delle scappature dove vieni tutta la... Io quando l'ho detto, fammi un altro ramo. Qui c'hai la... Cos'è? Cos'è? Quindi ci metterei il lavandino e la mensolina con il sapone e le robe. Sì, che teniamo ovviamente pulito. Qua bisogna togliere e pulire. Questo qua lo tolgo. Ma dove va questo? Ah, lo metto là di là da lui, non mi faccio niente. Finché non abbiamo il forno non mi serve. Vabbè, allora se serve a te, che lo vieni da qualche parte. No, può essere anche che non mi serve, perché poi mi aggancio lì come... Vabbè, ci guardiamo, quello che... a parte che non è che dà fastidio lì, Sopra? No, è sempre un portatuzzo. Sì, è vero. Se ci metti una mensolina sopra, dopo. Possiamo appoggiarci alla roba, sì. Qua è finita per noi. No, dai, ascoltami. Senti, qua c'è un altro compressore. Qua c'è un altro compressore che adesso uso il suo. Sì, così dopo veniamo qua col furgone. E qua c'è tutto il mondo da lavoro, sì, dai. No, dai, spostiamolo subito. Bancone. Con il banchino alla fine. Banchino. Scappatura con un lavandino, secondo me è top, perché non puoi tenere questo con delle cose sopra vicino all'acqua, hai capito? Quindi va bene lì? Sì. Facciamolo, dai, spostiamolo. L'autoricambista di nuovo, dal primo che aveva il pezzo, vi ricordate che però ci ha detto che doveva tappare, quindi diceva che non andava bene, quando in realtà va bene, quindi andiamo a prendere sta valvola termostatica dello Traverse. Andiamo a vedere un Trad Highlander. Un Trad Highlander? Dai, fuori fa il video. Vi faccio vedere un Trad Highlander adesso. Dov'è? Io questo è un Highlander di quelli popoli. My age? Sì, ma qua amore arrivi che chiude. Salve, partiamo con un nuovo video della terza e ultima tappa prima della nave, con l'ultimo alloggiamento per dormire. Secondo me questo è il più bello. Adesso ve lo faccio vedere. Partiamo con la mia stanza da letto. Tenda indiana, ovviamente c'è sempre il mio stappello, io quando arrivo faccio esplodere la bomba dello zaino perché sono fatto così.
quindi qua dormirò questa notte, poi usciamo per dirigerci alla mia zona relax, poi proseguiamo per, facciamo direi subito la prima tappa della cosa più bella, perché tutto questo si è perso durante il tempo e in Italia purtroppo non si vedono più queste cose, anzi ti danno del matto se fai una cosa del genere, però secondo il mio punto di vista vivere ancora così è una cosa molto buona, non ci sarebbe tutta quella cattiveria che c'è nelle persone forse. Questa è un'altra zona a ristoro o relax. Questo è il percorso. Se questa notte mi scapperà qualcosa, arriviamo al secondo punto dell'alloggio. La comunemente chiamata, io la chiamo cagadora. Mi sono dimenticato quale chiave perché ci sono appena stato. Qui c'è l'acqua da tirare. E qui fai tutto insomma quello che si fa in bagno. Questo è il vero luogo delle telefonate. Qua si inviano fax, messaggi, mail, si chatta, si fa tutto quello che vuoi con la sgalina. Passiamo al terzo punto, molto utile anche questo, è molto bello notare come è stato fatto bene. La doccia, il lavandino per lavarsi la faccia la mattina con il suo specchio, la doccina, lo sgabellino, io ci ho appoggiato l'asciugamano che poi si è bagnato quindi l'ho tolto, poi c'è una scaletta penso per appoggiare i vestiti, quelle cose. Bene, passiamo alla cucina. Prima di arrivare alla cucina troviamo i giochi per i bimbi, l'intrattenimento, altalena, la bicicletta che questa sera andrò in piazza, credo di prendere una delle due, penso quella a tre ruote così se mi ungo non cado. Te Nicola ti lascio l'altra, quella blu, così fai le penne. Piscina. E dopo ora saluto in furgone, questi due passi li sento. Ci è raccomandato di chiudere il cancello perché ha due cani e fai, non voglio che mi scappino. Qui c'è la zona ristoro, la cucina, frigorifero, tavola, i divanetti, l'ambiente col fornello e tutte le cose. Mi ha spiegato che se domattina voglio farmi il caffè o voglio farmi della pasta, c'è anche della pasta, mi ha detto. Ma ho risposto che ho le mie baguette e continuerò a mangiare la mia baguette. E qui c'è l'angolino, c'è anche il barbecue, non l'avevo visto. Quella penso che sia casa loro, dei proprietari. E qua se questa sera accendono, però mi autoinvito perché la grigliatina me la faccio volentieri, quella sempre. Bene. Sembra di avervi fatto vedere e detto tutto. E adesso provo ad andare a chiudere un pochino con le due bombe esplose che ho fatto con gli zaini, in modo che domani mattina non devo stare lì, insomma, a prepararmi lo zaino per la nave e tutte le cose. Vi rifaccio vedere tutto il panorama. Sembra di essere nella Signora del West o la casa nella prateria. Va bene, torno alla mia villa. Per me è una villetta quella tenda. Abituato alla mia tenda
2 metri per 2, quella è una signora tenda. Va bene, avete visto tutti, fa piacere, io sono contento e vi saluto. Mm-hmm.